Buonasera, un aggiornamento importante su una serie di questioni che maggiormente sono oggetto di discussioni, di solleciti che ormai con una certa frequenza ci riguardano. In particolare, la situazione Covid nel nostro territorio è in netto miglioramento. Un segnale importante sull'efficacia di provvedimenti restrittivi che abbiamo adottato nel nostro territorio anche in anticipo rispetto ad altre zone. I casi positivi sono allo stato 272 e quindi in 20 giorni dal 15 novembre praticamente si sono quasi dimezzati. Non dobbiamo rilassarci, dobbiamo continuare ad usare la mascherina, i dispositivi di sicurezza, la distanza di sicurezza e dobbiamo evitare le uscite e gli assembramenti. Quindi, così facendo, la situazione man mano migliorerà ancora ulteriormente ed evitiamo che ci siano altre ricadute. Un altro tema, la questione dei bandi fitti. Quello del fitto straordinario per il Covid, 132 domande, sono state ammesse, la graduatoria è già stata pubblicata. E l'elenco già è al nostro tesoriere, in corso di trasmissione al nostro tesoriere affinché ci sia la liquidazione finale. Quindi, la settimana prossima, il nostro tesoriere provvederà a bonificare le somme agli aventi diritto. Per i buoni fitti ordinari, sono circa 172 domande presentate, sono in fase di lavorazione. Per quale motivo? Perché ci sono ancora persone che stanno integrando la documentazione e se le domande non sono tutte istruite, non possiamo distribuire le somme. Ovviamente non possiamo aspettare all'infinito, invito i cittadini che vengono anche da lunedì prossimo contattati a casa ad integrare la domanda con massima solerzia ed urgenza affinché la lentezza di qualcuno non interagisca a bloccare chi è stato celere e tempestivo ha fatto la domanda correttamente. Appena siamo pronti, quindi per la settimana prossima, anche questo ulteriore bando passerà al tesoriere per la liquidazione. Nel frattempo, non ci siamo occupati soltanto dei buoni fitti, sono stati distribuiti, come i cittadini sanno, centinaia di buoni libri nelle giornate 20 e 21 novembre. E infatti i cittadini già hanno consegnato e hanno acquistato i libri ai loro figli e già le librerie stanno consegnando le fatture per la liquidazione. Oggi abbiamo fatto un'importante delibera di giunta sui buoni spesa. Io qui invito i cittadini ad apprezzare la nostra azione perché molte sono le telefonate che ci dicono gli altri comuni già stanno dando i buoni. Non è così, c'è qualche comune che sta ancora distribuendo il residuo delle somme previste dalla misura di marzo ed aprile. Noi abbiamo fatto all'epoca quello che abbiamo fatto oggi e quello che abbiamo fatto in questa settimana. Il 23 è uscito il provvedimento nazionale, il 23 novembre. Il 1° dicembre virtualmente le somme sono state erogate presso i comuni, virtualmente perché abbiamo solo la comunicazione che ci è stata assegnata questa somma. Ebbene, immediatamente abbiamo fatto la conferenza dei capigruppo per condividere il nostro percorso, per analizzare le proposte e per invitare tutti, al di là di quello che si dice in giro, a fare proposte realizzabili. Noi abbiamo cercato di ampliare la platea affinché tutti abbiano il necessario per acquistare alimenti e beni di prima necessità. Queste somme devono essere destinate all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Abbiamo fatto la delibera di giunta, sarà pubblicata, invito i cittadini a leggerla e subito dopo l'avviso ai commercianti. Con scadenza il 9 dicembre alle ore 12. Il 9 dicembre, entro le ore 15, uscirà anche l'avviso rivolto ai cittadini, il quale è allegato all'avviso, uscirà anche il modulo della domanda,
così i cittadini potranno presentarla entro il 15 dicembre e dal 15 dicembre in poi noi eroghiamo i buoni spesa. Questa è la tempistica. Prima non si può fare perché significa non garantire procedimenti trasparenti, non significa garantire il giusto procedimento e non è possibile accelerare perché noi abbiamo un'esigenza, quella di fare una procedura corretta che ci consente di distribuire i buoni in un'unica soluzione, come abbiamo fatto già ad aprile. Quindi invito davvero ad essere sereni perché stiamo lavorando davvero per garantire a tutti la massima vicinanza, comprensione e assistenza possibile. È il nostro dovere e lo facciamo con attenzione, dando linee guida, criteri di indirizzi e delibere affinché si possa creare un meccanismo imparziale che ci metta tutti nelle condizioni di essere sereni nella misura in cui riusciamo ad essere giusti e corretti e veloci. Un'altra ordinanza, la numero 639 del 5/12/2020, è stata emessa da pochi minuti. Con questa ordinanza abbiamo deciso di sospendere l'attività didattica delle scuole primarie, delle scuole elementari e delle scuole medie dal 9 dicembre al 22 dicembre. Perché dal 9 al 22? Perché nel calendario scolastico già è prevista la sospensione per il 7 dicembre e dal 23 dicembre fino al 7 gennaio 2021. Quindi bisognava colmare un vuoto che è stato colmato, che consente di tenere i bambini a casa dal 7 dicembre 2020 al 7 gennaio del 2021. Nonostante il DPCM pubblicato ieri sera ne ha sancito l'apertura delle scuole che a Brusciano abbiamo sospeso. Per quale motivo? Perché c'è una competenza per materia. Le scuole vengono aperte con provvedimento statale o regionale. Che cosa dovrebbe fare il comune o avrebbe dovuto fare? Garantire l'affluenza nelle condizioni di sicurezza come è stata garantita a settembre nei locali a norma ristrutturati. Invece abbiamo utilizzato per poter intervenire dei dati locali. Abbiamo visto che nelle ultime settimane la curva dei positivi è diminuita, è in decrescita. Quindi questo ci ha fatto riflettere sull'opportunità di continuare ad essere restrittivi per evitare un'inversione un'altra volta della curva in crescita. Un'altra valutazione che abbiamo fatto sulla percentuale dei casi positivi, il 60,89% dei casi positivi riguarda la fascia d'età che va dallo 0 a 50 anni, quindi una fascia d'età che ha contatti diretti o indiretti con i nostri bambini. Perché? Perché hanno stretti congiunti, hanno genitori, perché ci sono bambini positivi al Covid. Il 10-15% dei casi positivi è dall'1 a 20 anni, quindi il bambino può essere positivo o può avere il genitore o un fratello più grande positivo. Quindi l'esigenza di emanare l'ordinanza da una parte per tranquillizzare i genitori, dall'altra parte anche per garantire una perequazione e un'uguaglianza a tutti i bambini, per evitare il maggiore disagio a chi sta a casa, la maggiore preoccupazione a chi va a scuola. Non è stato semplice perché abbiamo dovuto fondare, motivare quell'ordinanza e per fare ciò ci siamo confrontati con i dirigenti scolastici e anche con le suore e i titolari degli asili e delle scuole private che esistono sul nostro territorio. Dobbiamo essere attenti perché dobbiamo evitare che ci preoccupiamo di non mandare i nostri figli a scuola
e poi di non far indossare la mascherina o farli frequentare locali con un numero eccessivo di persone, oppure ambienti anche a casa affollati. Quindi dobbiamo non abbassare la guardia ed evitare di cantare vittoria troppo velocemente, perché così facendo riduciamo il rischio di una ricaduta e di una terza fase del Covid nel nostro territorio. Quindi maggiore attenzione possibile e buona serata a tutti.